Grazie, sono molto contento di essere qui. È l'undicesimo anno di collaborazione con Giglio La Fosca, con Mia, trovo questa mostra bellissima, questa mostra piena di significato. Libertà, dice una persona fotografata da Lisa. Oppure qualcosa dentro, dice un'altra persona. Oppure necessità. Cos'è l'Europa per me? L'Europa per me è quel luogo antico dove ogni 20 km l'accento della lingua, che sia italiano, francese, spagnolo, inglese, cambia. Dove il sapore del formaggio cambia. E dove cambia anche il sapore e il profumo del vino. Quindi, diciamo che l'Europa ha questa prerogativa, incredibile di essere antica. L'Europa è essere insieme, dice quella che vende le patatine. L'Europa è in pericolo, dice un altro. Così improbabile passeggero. L'Europa è una grandezza di civiltà, dicono la suora indiana e quella filippina. L'Europa non è nulla, dice quello sfortunato, però lui forse se lo può più permettere dell'elegantone là dentro. Ecco, poi l'Europa. E qui abbiamo mille definizioni, una più vera dell'altra. Grazie infinite. Vi lascio l'Europa. Ah sì, dopo ce la restituiamo a Buonasera, io sono Paolo Bori, sono community manager appunto di Media, che di voi, soprattutto se frequenta le piattaforme social, avrà sentito nominare, magari segue. E in quest'estate, che è stata un po' l'estate della ripartenza, del poter di nuovo uscire dall'Italia, un nuovo movimento, abbiamo lanciato il progetto WillMeets, 100 idee per l'Europa, e in partnership con l'Ufficio del Parlamento Europeo di Italia abbiamo intrapreso un viaggio attraverso l'Italia, da nord a sud e ritorno. Quasi tutte le regioni. In questo viaggio, un po' mi insegna di nuovo della volontà di incontrarsi, di confrontarsi e anche di chiacchierare e discutere sul futuro dell'Europa. Abbiamo commentato felicemente anche il viaggio di Lisa, un incrocio davvero molto felice, penso. Ci siamo incontrati, siamo conosciuti con il team di Wii e lei alla tappa finale, all'arrivo a Milano, l'ultima, il 2 agosto. E poi da questa conoscenza è nato un altro tassello che mi fa molto piacere sapere che contribuisce ma questo poi magari lo racconteremo in lei, a quest'opera che è un cantiere aperto perché alcuni degli stessi scambi sono stati portati in pratica un fatto progetto su Milano. Questa domanda da Zoom to You, ci sono alcuni di questi scatti che sono stati il nostro contenuto e che a loro volta hanno raggiunto diverse centinaia di migliaia di persone su Instagram, a cui a loro volta abbiamo chiesto che cosa è l'Europa per te. E hanno generato delle nuove risposte, quindi è un viaggio, è un cantiere aperto qui, ci fa molto piacere essere qua. Sì, cioè, visto che abbiamo parlato di diversità, no? Che sembra che dovrebbe essere anche interessante proprio partire dalla nostra ricchezza, no? Cioè, abbiamo avuto delle storie diverse, dei passati diversi, abbiamo delle diversità interne, eccetera, ma quindi questo potrebbe essere anche un bell'esercizio che ci può aiutare anche a capire l'università degli altri fuori dall'Europa e quindi ad avere anche un ruolo importante nel comprendere, no, o relazionarsi a chi è fuori del continente europeo. Perché poi per la mia impressione è che se non si ha una formazione, no,
di relazione con il diverso, di capacità e voglia e curiosità di relazione, poi c'è una grossa difficoltà, no? Nell'approcciarsi a culture che sono veramente diverse, cioè, perché ovviamente io ho viaggiato molto, conosco abbastanza bene l'Indonesia, ecco, uno si trova ad affrontare delle diversità importanti e deve avere un esercizio, no? È una curiosità di partenza. Secondo me questa è anche una grossa possibilità che ha l'Europa, no? Che può sfruttare, a fare da mediatore, diciamo, nei confronti degli altri, in questa possibilità. E soprattutto, a mio avviso, secondo me l'Europa sempre di più avrà importanza nello scacchiere internazionale, in una situazione in cui politicamente le cose stanno cambiando moltissimo oggi, no? Cioè, quindi l'importanza, no, di partire dalle voci delle persone, dalle, no, dai desideri, dalle aspettative, eccetera, e partendo da quello cercare, no, di far avvicinare sempre di più le persone all'Europa in modo tale che si creino sempre più dei legami, dei link, diciamo così, no, tra le persone. E quindi io credo che sia un lavoro importantissimo, no? Cioè che non sia, guardate come dire, sempre delle politiche calate dall'alto, ma avere delle politiche che partono anche da conoscenze, da dati, no? Da desideri, da speranze, da sogni, da necessità, che siano delle persone normali, qualsiasi.